Buonasera, buonasera brava gente, buonasera Simona, saluto la brava gente che ho incontrato oggi, anche alcune suore, mi ha fatto molto piacere che tante consorelle ecco, si collegano con noi e loro affidiamo la preghiera della brava gente. Eccoci qui, qui stiamo su Trastevere. E qua vedete davanti a noi la sinagoga, segno di una città inclusiva, ma anche vedete tanti lavori perché anche Roma si sta preparando al grande giubileo, brava gente. E allora eccoci qua brava gente, vediamo se riesco a vedere il testo. Domani 12 settembre, quindi facciamo gli auguri a tutti, a tutte quelle che portano il nome di Maria, perché domani è il nome di Maria, brava gente. Ma ascoltiamo, ascoltiamo questa parola che è il nostro appuntamento dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. E a chi ti percuote una guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue non chiedere indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che ti amano. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Mi fermo qui, brava gente, perché il testo del Vangelo è davvero ricco. Ma c'è una frase che credo ci debba inquietare sanamente, mettere in discussione. Se amiamo quelli che ci amano, che merito ne avremo? Non fanno così anche i farisei, i peccatori. Ecco, qui Gesù arriva davvero a quella che è la grande novità, la grande rivoluzione, la prospettiva completamente ribaltata. E quando pensiamo a questa logica, noi dobbiamo pensare solo una cosa: questo sentimento, questa mentalità, questa visione del mondo non è umana, è divina, è divina, viene da Dio. Allora ci chiediamo qual è quell'aspetto, quel carattere che fa vedere che apparteniamo a Dio, che siamo di Dio, che ragioniamo o proviamo a ragionare con una mensa divina. E quando davvero amiamo coloro che non ci possono dare niente in cambio. E quando mettiamo in atto anche quell'atteggiamento di amore verso le persone che ci fanno del male. Non è semplice, perché non è semplice. Se qualcuno ci dice ma no, ma questa è facile, no, ci sta mentendo spudoratamente, perché è davvero una delle cose più difficili, è amare le persone che ci fanno del male. Molte persone a volte mi dicono: ma Parenzo, ma come faccio? Io sapete cosa rispondo? Dico: se davvero ti è difficile amare le persone che ti hanno fatto del male, fai almeno una cosa: prega per loro, affidare al Signore, e noi vedremo che poi questo piccolo sforzo, questo andare oltre, no, l'umanità, perché poi si entra nel campo del divino, vedrete che ci aiuterà moltissimo. Certo, per farlo, l'atteggiamento è quello della misericordia, e anche qui, e questo ce l'hanno insegnato i papi, perché lo diceva Giovanni Paolo II, lo dice anche Papa Francesco, anche dei santi, pensate Sant'Ignazio di Loyola, ma anche Madre Teresa di Calcutta, Santa Teresa di Calcutta. Cioè, se tu non riesci a perdonare,
e dia al Signore: Signore, io non ci riesco, perdonali tu per me. E affidiamoci e immergiamoci in questa mentalità tutta divina. Non è semplice, lo possiamo anche scrivere, amare come Gesù non è semplice. Eppure io, qualcuno un po' di male me l'ha fatto, no? È tosta. Però credo che qui si gioca la differenza. E quando non ci riesco dico: Signore, pensaci tu. E Lui ci pensa, pensando anche a me. Mi fermo qui, andiamo avanti, forti. Vedete, mo stavamo vicino a una macchina che ci sprigionava il colore rosso, perché sono, come si chiamano, i fanalini questi? No, i fanalini delle macchine, no? E dipende da che colore noi ci lasciamo illuminare. Se ci lasciamo illuminare dai fanalini degli uomini, sarà quello che, se invece ci mettiamo davanti a Dio, sarà quello di illuminarci. Il beato Carlo Acutis dice una cosa bellissima, siccome l'uomo si abbronza al sole e la pelle diventa scura, noi diventiamo come Dio se ci mettiamo di fronte a Lui. Bellissimo questa affermazione. E avanti, mi fermo qui. Forti. Io stasera sto con delle persone che ringrazio, perché dobbiamo preparare una giovane coppia al loro matrimonio. E il saluto che c'era, se mi dai, eccolo qui. C'erano i saluti sopra. Intanto vi ricordo due cose: 14 settembre, per chi può, vi aspetto a Scala con la mamma di Carlo Acutis, del beato Carlo Acutis. Vivremo un dialogo insieme. So che in tanti si sono prenotati per partecipare a questo momento, insomma, vi aspettiamo. E l'indirizzo enzo@buongiornobravagente.it. Se mi mandate il vostro indirizzo per inviarvi la nuova rivista, il nuovo magazine di Papa Francesco, il nuovo magazine della Basilica di San Pietro, cuore della nostra cristianità, e andiamo avanti, ok? Forti. Pasquale e Carmela vorrebbero gli auguri per i loro 58 anni, c'è scritto qua 58 anni, giusto? E non vedo bene. 50. Quanto? 50 anni di matrimonio, auguri allora, 50 anni di matrimonio, Io vi chiedo allora, vi chiedo carissima Pasquale e Carmela, ditemi il segreto del vostro matrimonio, Se me lo mandate per iscritto attraverso i vostri figli, nipoti, su enzo@buongiornobravagente.it, così stasera lo posso dire a questa giovane coppia che si prepara al matrimonio, va bene? Ogni bene, forti. Buona serata, brava gente. Per chi si affaccia domani, buona giornata, brava gente. E preghiamo sempre per Papa Francesco in questo viaggio straordinario. Insomma, oggi sta a Singapore, ha fatto diverse nazioni e abbiamo visto davvero come questa fede raggiunge le più lontane periferie del mondo, ed è straordinario. E scenda su di noi ogni bene e ogni benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, brava gente. Buona giornata, brava gente.